Pace e bene, oggi ti racconto una storia. In un magnifico giardino cresceva un bambù dal nobile aspetto. Il signore del giardino lo amava più di tutti gli altri alberi. Anno dopo anno il bambù cresceva e si faceva robusto e bello, perché il bambù sapeva bene che il signore lo amava e ne era felice. Un giorno il signore si avvicinò al suo amato albero e gli disse: «Caro bambù, ho bisogno di te». Il magnifico albero sentì che era venuto il momento per cui era stato creato e disse con gioia: «Signore, sono pronto, fa di me quello che vuoi». La voce del signore era grave: «Per usarti, devo abbatterti». Il bambù si spaventò: «Abbattermi, signore? Io, il più bello degli alberi del tuo giardino? No, per favore, no! Usami per la tua gioia, signore, ma per favore, non abbattermi!» «Mio caro bambù», continuò il signore, «se non posso abbatterti, non posso usarti come vorrei». Il giardino piombò in un profondo silenzio. Anche il vento smise di soffiare. Lentamente il bambù chinò la sua magnifica chioma e sussurrò: «Signore, va bene, allora abbattimi». «Mio caro bambù», disse ancora il signore, «non solo devo abbatterti, ma anche tagliarti i rami e le foglie». «Ma signore, abbi pietà, distruggi la mia bellezza, ma lasciami almeno rami e foglie». «Ma se non posso tagliarli, non posso usarti». Tremando il bambù disse fiocamente: «Va bene, signore, allora tagliali». «Mio caro bambù, devo fare ancora qualcosa di più. Ho bisogno di svuotarti per poterti usare». Il bambù si chinò fino a terra e disse: «Signore, fa ciò che vuoi». Così il signore del giardino abbatté il bambù, tagliò i rami e le foglie, lo svuotò. Poi lo portò dove sgorgava una fonte di acqua fresca vicino ai suoi campi che soffrivano per la siccità. Delicatamente collegò alla sorgente una estremità dell'amato bambù e diresse l'altra verso i campi inariditi. La chiara, fresca, dolce acqua prese a scorrere nel corpo del bambù e raggiunse i campi. Fu piantato il riso e il raccolto fu ottimo. Così il bambù divenne una grande benedizione. Quando era un albero stupendo, viveva solo per se stesso e si specchiava nella propria bellezza. Stroncato, sfigurato e svuotato di sé, era diventato un canale che il Signore usava per rendere fecondo il suo regno. Morale della storia. Spesso pensiamo che per essere utili a Dio e agli altri sia necessario essere persone capaci, forti, riuscite. E quando ci ritroviamo ad affrontare la sofferenza, la vediamo solo come un ostacolo ai nostri sogni, un impedimento alla nostra realizzazione personale. Ma è proprio così? E se misteriosamente nascosta vi fosse una preziosa occasione per imparare ad amare un po' di più? Kirk Kilgour, famoso pallavolista rimasto paralizzato nel 76 a seguito di un incidente in allenamento, lesse davanti al Papa, durante il Giubileo dei Malati a Roma, una preghiera da lui scritta in persona. La condivido con voi. «Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io imparassi ad avere bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sì, lodato, mio Signore, fra tutti gli uomini, nessuno possiede quello che io ho». Che il buon Dio ti benedica.